Bentrovati con una nuova edizione del telegiornale di Telecattolica. Domenica 25 agosto è stata trasmessa in diretta Mondovisione su Rai 1 la Santa Messa dalla Concattedrale di Troia. Sentiamo. Domenica 25 agosto, ventunesima del tempo ordinario, dalle 10:55 la Santa Messa in diretta Mondovisione su Rai 1 è stata trasmessa dalla Basilica Concattedrale di Troia con la regia di Michele Totaro e il commento di Orazio Coclite, che ha fornito una dettagliata descrizione della storia della cittadina attraversata dall'importante Via Traiana. La Rai ha mostrato immagini dei tesori di Troia, la celebrazione eucaristica in onda all'interno del programma Sua Immagine si è tenuta in occasione del nono centenario di fondazione della Basilica Troiana 1119-2019 e del millennio della città di Troia 1119-2019. La Santa Messa è stata presieduta dal vescovo della diocesi Lucera Troia, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giuliano, che nell'omelia ha affermato: "Il Vangelo ricorda che la salvezza è un evento personale, è la persona dell'uomo che si riconosce bisognoso di lui, Dio che incontra l'uomo in Cristo, unigenito figlio suo, l'uomo che incontra Dio in Gesù, uomo vero e perfetto. In questo incontro che si realizza per esclusiva benevolenza divina sta la salvezza. La salvezza è una questione di cuore, il cuore infinitamente amante di Dio." E dopo la messa in diretta da Troia in onda su Rai 1, anche l'Angelus di Papa Francesco, vediamo le immagini da Piazza San Pietro. Dopo la diretta della Santa Messa dalla Concattedrale di Troia, presieduta da Monsignor Giuseppe Giuliano, Rai 1 ha trasmesso l'Angelus di Papa Francesco. In un'assolata piazza San Pietro, tanti fedeli da tutto il mondo hanno assistito all'Angelus del 25 agosto, in cui il pontefice, rifacendosi al Vangelo della domenica, ha affermato: "Noi cristiani siamo chiamati a instaurare una vera comunione con Gesù, pregando, andando in chiesa, accostandoci ai sacramenti e nutrendoci della sua parola. Questo ci mantiene nella fede, nutre la nostra speranza, ravviva la carità e così, con la grazia di Dio, possiamo e dobbiamo spendere la nostra vita per il bene dei fratelli, lottare contro ogni forma di male e di ingiustizia." Al termine, Papa Francesco ha fatto cenno ai vasti incendi che si sono sviluppati in Amazzonia. "Preghiamo", ha detto il pontefice, "perché con l'impegno di tutti siano domati al più presto, quel polmone di foreste è vitale per il nostro pianeta." In data 28 agosto alle ore 12 presso il Palazzo di Città a Lucera, nella sala giunta, si assisterà alla consegna di un riconoscimento al dottor Mario Coccia, stimato ricercatore che con i suoi studi scientifici svolti a livello internazionale con grande passione, costanza e originalità nei campi della ricerca e della tecnologia hanno generato nuove teorie per l'avanzamento della conoscenza umana. La cittadinanza è invitata alla cerimonia. Parte il progetto Mammo Mobile promosso dalla ASL Foggia. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio. Sarà Celle di San Vito, il comune più piccolo non solo della provincia di Foggia, ma dell'intera Puglia, la prima tappa del progetto Mammo Mobile per gli screening di prossimità. Lo ha annunciato il direttore generale della ASL Foggia, Vito Piazzolla, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno presenziato anche Giovanni Iannucci, neoresponsabile del Centro per gli screening oncologici aziendale, Alessandro Scelzi, direttore della struttura di radiodiagnostica di Cerignola, Michele Panunzio, direttore del servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, e Massimo Lombardi, oncologo del Coro Centro per l'orientamento oncologico dell'ASL Foggia. Il progetto Mammo Mobile, ha spiegato Piazzolla, rientra tra gli interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali promossi dalla ASL per aumentare
effettuare l'adesione agli screening. Il camper, dotato di mammografo, girerà tra i comuni della provincia di Foggia più lontani dai centri per lo screening, dove le donne residenti di età compresa tra i 50 e i 69 anni saranno sottoposte a screening mammografico. A Celle di San Vito, il prossimo 28 agosto, potranno effettuare lo screening anche le donne residenti nei comuni di Faeto e Castelluccio Valmaggiore, che hanno ricevuto l'invito della ASL. Rocchetta Sant'Antonio ha conferito la cittadinanza onoraria al Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze con delega agli enti locali Laura Castelli per il prestigio istituzionale conseguito e la straordinaria passione profusa nell'impegno politico. Ha raggiunto, grazie alle sue doti umane, risultati di assoluto rilievo. Tra le motivazioni anche le sue origini, Castelli è infatti figlia di emigrati rocchettani, ma vediamo il servizio. Commossa e con le lacrime agli occhi, abbracciata da un intero paese, Laura Castelli, vice ministro dell'economia e finanze, da oggi una cittadina onoraria di Rocchetta Sant'Antonio, il borgo tra Daunia e Irpinia che ha dato i natali al suo papà. Castelli è nata a Torino 33 anni fa ed è la parlamentare più giovane in assoluto, eletta tra le fila del Movimento 5 Stelle dopo brevi trascorsi nel centro-sinistra. Questa mattina il sindaco di Rocchetta Sant'Antonio, insieme ai suoi colleghi di giunta, le ha conferito la cittadinanza onoraria durante un consiglio comunale straordinario, con la seguente motivazione: per il prestigio istituzionale conseguito e la straordinaria passione profusa nell'impegno politico, raggiungendo, grazie alle sue doti umane, risultati di assoluto valore, ma anche e soprattutto per quanto fatto a favore di Rocchetta Sant'Antonio e di altri comuni dei Monti Dauni. Beh sì, a parte i parenti che insomma oggi un po' sono qua, e poi a casa c'è nonno, papà che è nato qua, e poi si è creata un'amicizia con l'amministrazione, con le persone di questa città, quindi è ancora più bello. Abbiamo lavorato insieme per un paio di anni anche nell'amministrazione. Chi segue l'attività politica che faccio sa che insomma ci siamo occupati di temi reali che rischiavano di mettere in serio rischio i conti pubblici di questo paese, come altri dell'area, di questa stessa area, ma altre regioni del sud, e quindi c'è stata anche l'occasione di lavorare insieme nelle istituzioni per migliorare la vita di comuni come questi, che purtroppo insomma hanno vissuto alcuni problemi con il tema dell'eolico, che insomma non sono ancora del tutto superati, ma abbiamo affrontato perché non diventassero problemi giganti. Quindi con il sindaco e con tutta la sua giunta si è instaurato un bellissimo rapporto che non è solo lavorativo, ecco, quindi questa cosa mi fa piacere, li ringrazio con affetto, e poi insomma c'è l'affetto di una città che alla fine hai nel sangue, quindi... Calcio è finita 4-3 ai calci di rigore la gara del primo turno di Coppa Italia tra Foggia Calcio e Nardò, che si è giocata allo stadio Pino Zaccheria domenica sera. Nonostante la traumatica discesa dalla Serie B alla Serie D, i tifosi rossoneri hanno gremito lo stadio per continuare a sostenere i satanelli. Il Foggia Calcio di Mancini, dopo questo esordio allo Zaccheria, sarà impegnato domenica 1 settembre a Fasano per la prima giornata del campionato di Serie D. Chiudiamo con un appuntamento nell'ambito degli eventi di Lucera Estate 2019 promossi dal Comune di Lucera. Questa sera alle ore 22 cinema all'aperto presso il cortile dell'edificio scolastico Tommasone sarà proiettato Il segreto del Boss 3 a cura della Sveva Production. Con questo chiudiamo il TG, grazie per essere stati con noi, arrivederci alla prossima.